Che tipo di impegno oggi l'Italia, penso anche alla Somalia, che ovviamente ha anche legami storici, novecenteschi o comunque con l'Italia, che tipo di impegno per l'Africa, anche guardando a questo anniversario, al contesto particolare della pandemia, l'Italia oggi rilancia come priorità? Lei ha fatto un riferimento critico, diciamo, ad una dimensione che è quella del colonialismo e del postcolonialismo, ma io, come ho già scritto più volte, credo che siamo in una fase di post-postcolonialismo. Abbiamo superato il postcolonialismo. Oramai, quello che io ho già detto anche in altre occasioni, siamo in una fase in cui ci dobbiamo rendere conto che non esiste nessun tipo di distanza tra nessun paese e nessuna popolazione e che anzi noi siamo talmente intrecciati al destino dell'Africa che secondo me si deve sviluppare un linguaggio che sia più inclusivo, una narrativa più aperta, che l'Italia però porta avanti proprio con le sue azioni, una narrativa che io una volta ho scritto faccia sviluppare un linguaggio afro-italiano o italo-africano, se vogliamo, perché appunto c'è una tale condivisione di valori, di visioni per il futuro, di interessi comuni, perché chiaramente diciamo, le relazioni spesso sono basate non solo sulle affinità, che sono moltissime, ma anche sugli interessi e le aspirazioni comuni, che obiettivamente ci troviamo noi come Italia in una posizione privilegiata. Non dimentichiamo l'infinità di rapporti economici che noi abbiamo con i paesi africani. Ovviamente quando si parla di Africa si parla di un continente che ha milioni di diverse declinazioni come africanità, però esiste un principio unitario, cioè l'interesse per un mondo che ha delle sue reti interne molto, molto importanti, molto consolidate e l'Italia si inserisce in queste reti, in questa volontà poi di espansione, per esempio adesso è nato questa area di economica comune molto importante in Africa e che fa capire quanto i paesi vogliano essere tra di loro collegati. E noi ci inseriamo in questo mondo, devo dire la verità, con un profilo molto rispettato, sempre con questo riconoscimento del non avere agende nascoste, del presentarsi con la consapevolezza del senso della storia, che non è anche in questo caso un fatto secondario, essere consapevoli del peso che ci portiamo dietro, soprattutto in alcune aree, ma allo stesso tempo estremamente proiettati verso il futuro.